La ricetta che vi preparo oggi sono degli spaghetti alle vongole rivisitati. Ciao, sono Sebastiano e queste ricette sono tra me e voi. Oggi è venuto a trovarmi un amico, Francesco. Lui lavora con me da tantissimi anni, un amico, un collega, insomma, mi segue in tutte le avventure che faccio. E la cosa bella è che lui con lo spaghetto alle vongole è eccezionale. Io mangio sempre quelle che fa lui perché è un drago. Però qua Francesco. Ciao, Oh, Francesco. ciao Sebastiano. Quindi prepari tu gli spaghetti alle vongole oggi? Bravo. Oggi ti aiuto io. Ma come al solito, mi raccomando, fammeli bene però. Per Solo per te. prima cosa tritiamo l'aglio. Allora, l'aglio lo tritiamo praticamente in due ciotoline separate, perché una servirà per la base, per far cuocere le vongole, invece l'altra servirà per il pane, perché sopra farò un pane arrostito per dare un po' di croccantezza al piatto. L'aglio va tritato per tutte e due le preparazioni, quindi lo tritiamo sia da mettere dentro nella pasta, sia per il pane. In questo caso è molto importante tritare l'aglio allo stesso modo, altrimenti in padella poi alcuni pezzi più piccoli bruciano e quelli più grandi invece rimangono crudi. Quindi è importante tritare tutto allo stesso modo. Quindi a questo punto il prezzemolo. Il prezzemolo ne tritiamo anche qua un po', allora servirà anche questo per entrambi, però lo mettiamo subito nella ciotolina dove andrà il pane. E invece l'altro lo teniamo da parte perché servirà per condire la pasta, ma va messo alla fine, non per rosolare. A questo punto rimangono le alici e il pane. Cosa vuoi fare prima? Va Ma beh, farei prima il pane. bene, fai il pane, fai il pane. Va bene? O facciamo le alici? Ma non lo so, giriamo la ruota. Il pane deve essere un po' grossolano perché comunque servirà a dare appunto questa parte croccante, ma non deve essere tritato o grattato, deve essere pane a pezzettini. Volevo fare prima il pane perché così poi dopo assorbe, metto le acciughe sopra e assorbe tutto l'olio dell'acciuga. Mamma mia, sì, Va perfetto, bene? mi sembra ottimo, un ottimo consiglio. L'acciuga in realtà non va tritata da mettere dentro, adesso noi la stiamo tritando perché comunque la stiamo tritando per altro e quindi la tritiamo, ma in realtà si scioglie nell'olio caldo, quindi non serve tritarla, basta metterla dentro anche intera. Un filo d'olio in una padella calda, quindi le acciughe, un po' di aglio e infine il pane. Ma com'è sta storia che te sei così abbronzato e io bianco? Vuol dire che non lavori abbastanza? Proprio per studiare questi piatti devo stare al Devi mare. stare al caldo, certo, perché viene Esatto. meglio lo spaghetto con le vongole se sei al mare, giustamente, Giustamente. giustamente. Prezzemolo. Prezzemolo. Ok, adesso mentre Francesco si prepara a fare il sughetto alle vongole, io calo la pasta. Acqua ovviamente salata. Per mettere la pasta, evitare che si incolli, bisogna ruotare la mano in una direzione e quella sotto nell'altra direzione. Vedete così? L'appoggiate e lasciate. Così la pasta non si incolla e poi è bello da vedere. Mettiamo dell'olio. Le vongole che trovate sottovuoto in realtà sono buone perché sono sottovuoto ma sono vive ancora. In una ciotolina abbiamo messo l'aglio, l'acciuga e il peperoncino. È importante quando si fa lo spaghetto alle vongole di mettere dentro il soffritto e subito dopo le vongole chiudere con un coperchio, altrimenti il soffritto brucia. Coperchio. Ce lo mettiamo un po' di prezzemolo. Vai, prezzemolo. E a questo punto dobbiamo aspettare che le vongole si aprono, quindi aprendosi lasciano andare l'acqua che contengono all'interno molto sapida, che è quella che poi dà il gusto allo spaghetto alle vongole, perché in realtà lo spaghetto alle vongole il gusto lo dà l'acqua delle vongole. La pasta è pronta. Quindi posso andare? Ma sì, va. Allora, una cosa importante è che quando le vongole si aprono il fuoco va spento, non dobbiamo far asciugare il liquido che è uscito dalle vongole, perché è appunto quello che fa il condimento poi della pasta, quello che la lega. Quindi deve rimanere più o meno un dito d'acqua. La pasta tiratela in giù magari un 30 secondi prima di fine cottura, quindi quando dentro ancora c'è un filo un po' bianco, ma finissimo, e la fate cuocere un po' insieme alle vongole. Posso? Prego. Allora, un po' di fave. E finalmente siamo pronti per impiattare. Quindi, caro Francesco, un po' di olio a crudo. Perfetto. Adesso vi facciamo vedere come si impiatta lo spaghetto, come fanno in tutti i ristoranti. Quindi sai quel bel ricciolo fatto.
questo punto termino con due pomodorini secchi. Perfetto, e anche lo spaghetto alle vongole è fatto. Sei contento, Francesco, di questa avventura? Molto. Eh? Molto. Sono... Quindi ti chiamo ancora? Sì, se ce la facciamo sì. Volentieri.